Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo subito con i dati del Covid. Ad oggi i positivi sono 331 e come vedete la curva è finalmente in calo e stiamo scendendo con il numero di contagi. Speriamo di tornare presto sotto quota 100 e poter tornare a una vita normale. Una comunicazione per i bambini nella fascia di età che va dai 5 agli 11 anni per le vaccinazioni Covid. Sabato 29 e domenica 30, senza prenotare, si può andare all'hub vaccinale di Malpensa Fiere, sono gli ultimi giorni in cui quell'hub è aperto, appunto per fare queste vaccinazioni. L'orario è dalle ore 14 alle ore 17. Parliamo degli atti vandalici che sono successi al Parco Bambini di Beslan. Allora, prima di tutto un invito che voglio fare a tutti. Quando vedete atti vandalici dovete segnalarlo direttamente sugli organi ufficiali, sul sito del Comune di Fagnano trovate tutti i contatti, sia quello del protocollo sia quello della polizia locale. Sono stati imbrattati alcuni giochi del parco inclusivo. Ho dato a disposizione alla polizia locale di visionare le telecamere all'interno del parco. Ebbene, abbiamo potuto vedere che ci sono stati dei ragazzi che hanno compiuto questi atti vandalici. In questo momento andremo a cercare i responsabili in modo da poter far capire loro che certe cose non bisogna farle. Da questa brutta storia arriva un invito a tutta la cittadinanza al rispetto del senso civico. Quindi le cartacce in giro per le strade, le deiezioni canine. Nelle zone dove vengono trovati questi problemi e dove sono presenti le telecamere, molto probabilmente chiederò l'intervento anche qui della polizia locale per andare a vedere chi compie questi atti, perché non è giusto, soprattutto perché il nostro paese, permettetemi il termine, non è un cagatoio e quindi dobbiamo avere tutti il massimo rispetto per la pulizia e il decoro del nostro paese. Il comune deve fare la sua parte facendo gli interventi di pulizia e manutenzione, ma i cittadini, tutti, compreso il sindaco, devono fare la loro. Fatte queste segnalazioni e dovute raccomandazioni, non ho null'altro da dire. Quindi non ci sono eventi in programma e appena ci saranno ve li comunicheremo nei video di informazione. Buon fine settimana e al prossimo video.